sembrava persa fino all'ultimo, quindi è un segnale che la squadra sta bene e quindi bisogna prenderla bisogna affrontarla col dovuto rispetto, nonostante comunque sia negli ultimi posti della classifica, non dimenticando comunque che siamo noi davanti al campionato e possiamo sicuramente batterlo, però per far questo bisogna avere la testa che abbiamo avuto finora, soprattutto in quelle partite che sulla carta per tante persone sono facili, ma che in realtà non lo sono. Anche l'andata fu abbastanza difficile, soprattutto un primo tempo molto equilibrato, poi alla fine tante occasioni nella ripresa, il gol decisivo di Dumania, dici dal termine. Sì, fu una partita molto difficile perché era un po' una situazione strana, anche visto comunque l'ambiente che c'era allo stadio di Trieste. Poi comunque, ripeto, la squadra triestina è comunque una squadra che va rispettata e c'ha i suoi valori, quindi era una partita difficile che si è stati bravi a portare a casa e a risolvere nella ripresa meritatamente, quindi sono stati 3 punti molto importanti. Questa settimana tra l'altro sono arrivati attestati di stima di Salvioni proprio per Capelli, ha detto dovunque è andato ha sempre fatto bene. Beh, li ho letti e lo ringrazio per quello che ha detto. Mi fa un piacere queste parole, soprattutto da un allenatore bravo come lui. Però ecco, io devo pensare ancora a lavorare tanto e a migliorare tanto, perché so che devo migliorare molto e posso farlo sicuramente, quindi devo continuare a lavorare. Perché è un mini derby tra uno di Gorlago e uno di Romagna, insomma si parla la stessa lingua. Sì, è vero, non era, ecco, tra i più sentiti quando giocavano ai Grumello, perché ce ne sono diversi di derby quando a Grumello, però ecco, sicuramente un derby bergamasco e speriamo di vincerlo noi. Per quel che riguarda poi il tuo reparto, la difesa insomma è una delle armi forti dell'Atalanta di quest'anno, abbiamo detto e ripetuto, l'obiettivo da qui a fine stagione potrebbe essere non solo salire in Serie A, ma rimanere imbattuti, quindi allungare la striscia positiva sino al termine della stagione. Sì, beh, sicuramente potrebbe essere un buon punto di partenza, perché comunque vuol dire che quando non si prende gol non si perde. E noi del reparto ce la mettiamo tutta. Poi è vero che quest'anno si dice tanto che il punto di forza è la difesa, ma secondo me non è così. Perché io preferisco parlare di fase difensiva, perché abbiamo comunque una squadra che ci aiuta tanto, abbiamo i centrocampisti e gli esterni che ci danno una grande mano, e anche gli attaccanti, perché molte volte i centrocampisti avversari non sono facilitati a giocare, quindi il merito, diciamo, di questi numeri non va solo alla fase difensiva, al portiere, ma va a tutti i giocatori. Ecco, Daniele, si parla tanto anche di gol, copertiva il gol che è arrivata a quota 13 quest'anno, l'ho segnato anche alcuni difensori, tu tra l'altro paradossalmente hai segnato forse il gol più bello della stagione, però fuori dal campionato, quel famoso colpo di tacco al Foligno. Entrare nella copertiva del gol, un'ideuzza quest'anno? Beh, sì, è chiaro che non è una delle mie priorità, però ci sono andato vicino parecchie volte quest'anno, perché ho avuto già 4-5 occasioni dove un po' non sono stato capace io, un po' per merito del portiere non ci sono riuscito, però ecco, il gol sarebbe qualcosa in più in questo momento. Ora l'obiettivo è portare a casa i punti e assicurarci la Serie A, poi penseremo a tutto il resto, ai record, a altre cose, però finché la matematica non ci dà già in Serie A, pensiamo solo a quello. Si parla in questo periodo di bandiere, Doni compie gli anni domani, Bellini ha parlato ieri ai nostri microfoni, un'altra bandiera, e se magari in un futuro neanche tanto lontano anche Capelli diventasse una bandiera dell'Atalanta? Bah, sicuramente non me la sento di paragonarmi a quei due giocatori che hai appena nominato, perché penso che nella storia dell'Atalanta siano due giocatori unici, e per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo, e secondo me anche per quello che faranno ancora nei prossimi anni, e soprattutto, ecco, lo spero. Ovvio che per un bergamasco giocare nell'Atalanta è qualcosa di speciale. Io, ecco, spero di rimanere qua più anni possibile, poi quello che succederà vedremo anno per anno, però il mio obiettivo è quello di rimanere qua il più a lungo possibile. Si parla tanto di questo duello, l'hai in vetta con il Siena, quanta voglia c'è di vincere il campionato ma anche di arrivare davanti al Siena? C'è tanta voglia, perché arrivati a questo punto del campionato è chiaro che l'obiettivo primario è quello di andare in Serie A, ma
Ma visto che abbiamo la possibilità e visto che siamo consapevoli di chi siamo e di quello che possiamo fare, l'obiettivo è vincerlo questo campionato e se è possibile di alzare la coppa, di alzare una coppa. Poi all'inizio della stagione l'obiettivo era solo quello di raggiungere la Serie A. Per ora siamo a buon punto, però ci sono ancora tanti punti a disposizione. E finché non c'è la matematica, io non mi sento tranquillo e nessuno si sente tranquillo, quindi ancora la testa alle partite che dobbiamo affrontare. Daniele, mi dicevi, spero di rimanere qui a lungo, no? Tu sei uno di quelli col contratto più corto. Hai già avuto qualche segnale dalla società? No, non ho ancora, diciamo, non abbiamo ancora parlato, ma perché in questo momento c'è altro a pensare, c'è altro, c'è qualcosa di molto più importante da pensare e sappiamo tutti cos'è, quindi ecco, spero che al raggiungimento, ecco, dell'obiettivo poi si potrà iniziare a parlare di me. Tu parli di matematica come fanno i compagni, ma visto che vivi al paese, vivi la provincia e tanti tuoi amici sono tifosi, vivi in un contesto pieno di tifosi della Atalanta, senti anche in loro la cautela o oramai ti dicono dai, ci siamo? No, sinceramente quello che dicono in giro nei paesi è che ormai è fatta, sono sincero, e ogni volta che incontro qualcuno che per il paese mi dicono dai, ormai è andata. Io non è scaramanzia, non è affatto scaramanzia, però non mi fido ancora perché siamo a 9 punti, ma bastano 2 partite sbagliate, ti ritrovi lì a giocarti magari le ultime partite con l'obbligo assoluto di vincere, questo è quello che noi non vogliamo. Noi vogliamo chiudere al più presto questo campionato per poi comunque giocare le ultime partite più tranquilli, ma ripeto, noi non abbiamo ancora mollato e finché la matematica non ci dice che siamo in Serie A, noi continueremo a fare il nostro lavoro come si deve. Posto, posto. A posto. Ciao, grazie.